sulle scogliere della Cornovaglia, nel sud dell'Inghilterra, si ergono le rovine di un castello, Tintagel. È qui, secondo la leggenda, che nasce Artù, re dei Britanni. La dottoressa Raluca Radulescu, dell'Università di Bangor, è un'esperta di letteratura arturiana. Gli accademici si interrogano sull'eventualità che la leggenda di Artù, Camelot e la Tavola Rotonda possa essere stata ispirata da re e regine inglesi realmente esistiti. Comunque sia, il racconto di Artù e la spada nella roccia ha ispirato per secoli poeti e romanzieri. Quando il giovane predestinato estrae la spada, diventa inconsapevolmente il legittimo re d'Inghilterra. Il primo a narrare la leggenda di Re Artù nel 1135 è Goffredo di Monmouth, nella sua storia dei Re di Britannia. Tuttavia, questa prima versione non fa alcun riferimento a una spada nella roccia. Il racconto di Goffredo descrive le battaglie combattute da Artù in giro per l'Europa. La dottoressa Radulescu attraversa la Manica per indagare. È stata informata della presenza di uno straordinario reperto in una chiesa toscana e ha deciso di venire in Italia per esaminarlo coi propri occhi. È davvero straordinario. Sembra proprio l'autentica spada nella roccia. Tutto ciò è interessante, non soltanto per questa immagine evocativa, ma perché la leggenda di Artù ha un collegamento con l'Italia. Quello che molta gente ignora a proposito del ciclo arturiano è che di questa saga fa parte anche un racconto in cui Artù viene proprio in Italia. Nel 1135, Goffredo di Monmouth racconta che Arturo lascia la Britannia per combattere contro Roma e tiranneggiarne la popolazione. Un testo del XV secolo, La morte di Artù, scritto da Sir Thomas Malory, racconta che Artù passa da Milano. Gli abitanti gli implorano di risparmiare la città e la salvano offrendogli un riscatto. Forse la spada in questione ha qualche attinenza con queste storie. Arrivata in Italia, la Radulescu si dirige a nord fino in Lombardia. Qui incontra il professore Mario Moiraghi, un esperto dell'Italia medievale. Mario, è affascinante che qui in Italia ci sia una spada nella roccia, una vera spada. Me ne può parlare? Questa spada nella roccia è davvero notevole. Ha una sua mistica interessante perché ha molti collegamenti con la storia della spada nella roccia di Re Artù. Tuttavia, si ritiene che l'arma appartenga a un cavaliere del XII secolo, Galgano di Montesiepi. Si racconta di un cavaliere della zona di Chiusdino, nel Senese, un certo Galgano di Montesiepi, che rinuncia alla sua vita di cavaliere, votata alla guerra, alla sua carriera militare, per consacrarsi a una vita di devozione. Galgano è noto per aver rinunciato al titolo di cavaliere per diventare un eremita. Afferra la sua spada e all'improvviso conficca questa spada nel terreno roccioso. Così si rende conto che la spada è diventata una croce. A quel punto decide che a partire da quel momento la sua vita cambierà. Ripudierà la violenza per intraprendere un percorso di fede. È una potente storia di guerra, pace e spiritualità. Ma fino a che punto è basata su eventi storici? Come sappiamo che questa storia è vera e non è una leggenda? Abbiamo documenti che lo dimostrano.
Siamo in possesso di molte testimonianze sulla sua vita. E più in generale, nessuno nutre alcun dubbio sull'esistenza e sulla vita di San Galgano. Ma esiste un collegamento fra Galgano e la spada nella roccia di Artù? Galgano nasce nel 1148, muore nel 1181 all'età di 33 anni. Prima della sua nascita, i racconti su Re Artù non fanno alcun cenno alla spada nella roccia. La storia appare per la prima volta dopo la morte di Galgano nel Merlino di Roberto di Boron, scritto attorno all'anno 1200. Da allora la spada nella roccia diventa parte integrante della leggenda di Artù. La Radulescu vuole osservare la spada di persona. Nel XII secolo un gruppo di monaci cistercensi costruisce una cappella attorno alla spada. Oggi la cappella di San Galgano è affidata a Don Vito Albergo. Prima di accompagnare la sua ospite a vedere la spada, il prete le mostra una macabra reliquia. In una cappelletta laterale c'è una teca contenente due braccia mozzate. Si ritiene che appartengano a un uomo che ha tentato di estrarre la spada dalla roccia. Questi due lupi videro dei vandali locali che stavano distruggendogli la capanna e rompendo la spada. Allora i lupi si avventarono sbranando le braccia di uno di loro. Queste mani sono state analizzate dall'Università di Pavia e hanno subito una radiodatazione che testimonia proprio che queste mani sono coeve al santo. La spada si trova nella cappella accanto. Santo cielo! Ecco, questa è la spada. È straordinario. Come può una spada penetrare in una roccia? All'interno c'è davvero una lama. Restaurata fra poco, ma la spada c'è tutta. Cosa le dà la certezza che sia una vera spada? Senta, siamo sicuri per vari motivi. Alcuni pittori del 1300 la riproducono tale e quale, e lì, ed è sempre stata mai cambiata, analizzata e siamo sicuri. Se qualcuno ha mai effettuato indagini sulla spada? L'Università di Pavia ha già fatto delle investigazioni su alcuni frammenti della spada e risulta coeva con San Galgano. La dottoressa Radulescu non ha mai visto niente del genere. Per scoprire qualcosa di più sui monaci che costruirono la cappella, la docente raggiunge una vecchia abbazia ai piedi della collina. L'ordine dei Cistercensi, chiamati anche Monaci Bianchi, viene fondato in Francia nell'XI secolo. Ben presto si diffonde anche nel resto d'Europa. Dopo la morte di San Galgano, i monaci vengono qui in pellegrinaggio. Per consacrarne il nome costruiscono questa abbazia e la cappella sulla collina per proteggerne la spada. La Radulescu vuole scoprire come mai il santo riveste questa importanza per i cistercensi e che cosa li affascina della spada. Il professor Moiraghi le ha parlato della rappresentazione medievale di una spada nella roccia. Si trova a Siena, a 35 chilometri di distanza. La docente rumena ha fissato un incontro con un antropologo culturale, il professor Alessandro Falassi. Falassi la accompagna alla parete dove si trova una scultura cistercense raffigurante una spada conficcata nella roccia. Questo bassorilievo apparteneva a una chiesa rinascimentale dedicata a San Galgano e, come può vedere, ripropone questo meraviglioso simbolo della spada nella roccia, il simbolo associato a San Galgano.
Anche chi non sapeva chi fosse, anche gli analfabeti, lo avrebbero riconosciuto associandolo alla figura del santo. Certo, conoscevano l'episodio a cui si richiama questa immagine, che veicola un messaggio formidabile ancora oggi. La guerra che diventa pace, una spada, strumento di morte, che diventa una croce, strumento di salvezza. Questa immagine non è l'unica del suo genere in città. Falassi accompagna la Radulescu a un altro importante edificio cistercense, dove ritroviamo il potente simbolo dell'elsa di una spada che ricorda una croce. Un'immagine evocativa che ricorre con frequenza. Secondo il professore, Galgano potrebbe aver ispirato il racconto della spada nella roccia. Ma resta il mistero sul perché entra a far parte della leggenda arturiana. La Radulescu intende scoprire se è possibile che i monaci cistercensi, contemporanei di Galgano, siano a conoscenza della storia di Re Artù. La risposta potrebbe trovarsi nella città di Modena, a 200 km da Siena. Qui la docente incontra il direttore del Museo del Duomo, Renato Cavani. Ciao. Buongiorno. Cavani la porta al Duomo, alla porta della Pescheria, scolpita a partire dal 1110. Sull'archivolto, che sormonta l'ingresso, c'è un bassorilievo che ha quasi 1000 anni. Quello che abbiamo è il racconto di un assalto che viene fatto ad un castello all'interno del quale è tenuta prigioniera una principessa da un personaggio cattivo, e forse questa è una rappresentazione allegorica, anche proprio tutto è dello stesso periodo questo qua che abbiamo, quindi grosso modo diciamo intorno al 1120-1130. Quindi Cavani indica un'interessante iscrizione che sormonta il ritratto di un cavaliere barbuto. La cosa straordinaria è che sopra il nome dice Artus de Britannia, quindi Artù di Britannia, non porta l'indicazione Rex. Non è ancora conosciuto come il re Artù. E la prima volta che Artù è ricordato come re è nella storia che viene scritta nel 1135. Quindi questa porta, possiamo dire, è precedente. La cosa interessante è che se questa iscrizione risale al 1120 circa, abbiamo una rappresentazione del ciclo arturiano che precede di qualche decennio San Galgano e dimostra che il ciclo arturiano era già molto in voga e che evidentemente gode di grande popolarità anche in Italia. Ciò significa che queste storie hanno già acquisito una loro fisionomia e vengono cantate e tramandate da molte persone. Dunque, anche in Italia Re Artù è molto conosciuto. In Italia le storie di Artù godono già di notevole popolarità almeno 20 anni prima della nascita di San Galgano. Ma questa iscrizione non fa cenno alla spada nella roccia. La Radulescu nota un dettaglio sopra l'archivolto. Sopra uno dei cavalieri è stato scolpito un nome: Galvagin. E qui ovviamente compare anche Galvagin, il galvano della tavola rotonda, il nipote di Artù. Nel ciclo arturiano, Galvano è il cavaliere più valente e fidato di Re Artù. Nella più antica versione scritta della leggenda, contenuta nella storia dei re di Britannia di Goffredo di Monmouth e risalente al 1135, Galvano viene citato col suo nome latino, Galvanus. La Radulescu nota una somiglianza impressionante fra i due nomi. Un nome che sembra ricordare in qualche modo quello del santo. Galvano, Galgano. La somiglianza dei nomi potrebbe essere una coincidenza. O forse c'è un collegamento di cui nel tempo si è smarrito il ricordo tra Galvano o Galvagin, il leggendario cavaliere della tavola rotonda, e l'autentico Galgano. È possibile che San Galgano prenda come modello uno dei più leali cavalieri di Re Artù?
e dopo aver assunto il nome di Galvano, Gualguanus viva la vita di un cavaliere e finisca per ispirare il particolare più importante della storia, quello della spada nella roccia. Perché ciò sia plausibile, la spada di Montesiepi dovrebbe risalire all'epoca di San Galgano. Per determinarlo è necessaria un'analisi scientifica. Un esame escluderebbe la possibilità di un falso posteriore. La Radulescu raggiunge il Dipartimento di Chimica Generale dell'Università di Pavia. Ha un appuntamento con il professore associato Luigi Garlaschelli, l'unico scienziato ad aver condotto un'analisi sulla spada. Ecco, questo è il diagramma emerso dalle varie analisi. Qui abbiamo ricavato un foro. L'indagine della lama rivela che a un certo punto deve essere stata spezzata e ricomposta. Sembra inoltre che in tempi recenti qualcuno abbia inserito nelle crepe della roccia piombo fuso e cemento. Abbiamo esaminato il foro con un fibroscopio per vedere se riuscivamo a osservare il resto della lama o il piombo fuso, ma non si vedeva nient'altro che roccia. Così abbiamo deciso di asportare parte del cemento che era stato inserito per tenere insieme i due pezzi, la parte spezzata e il resto della lama. E in effetti abbiamo scoperto che qui c'è una lama, si riusciva a vedere la parte superiore. Ma è possibile effettuare un'analisi per datare la spada? Ecco, non è possibile datare un metallo, ma lo stile dell'arma è esattamente quello di una spada medievale. Inoltre, abbiamo analizzato un piccolo frammento del ferro della spada e in base alle impurità rilevate nel ferro possiamo concludere che non è moderno. Il ferro è antico, non moderno. Medievale? Medievale, sì, la composizione è in linea con l'origine medievale. Sembra che la spada risalga proprio all'epoca del santo. Ma la Radulescu vuole scoprire in che modo è stata inserita nella roccia. Potrebbero aver inserito la spada di proposito. È possibile che quando i monaci cistercensi arrivarono a Siena e costruirono l'abbazia in quel punto... Sì, si stabilirono su quella abbiano collina. Sfruttato la leggenda di Galgano e forse abbiano inserito la roccia e la spada in una fessura. Forse la spada è un falso piuttosto antico che i monaci hanno messo lì per consolidare la loro immagine. Sì, esatto, sì. La loro immagine. Ma in base alla forma e alla datazione è sicuramente un'autentica spada, sì, del XII secolo. Ma rimane il mistero su come sia finita nella roccia. Forse non sapremo mai in che modo una vera spada medievale sia finita in una roccia. O se vi sia stata inserita dai monaci cistercensi o da San Galgano in persona. Ma la Radulescu potrebbe aver risolto il mistero su come la spada nella roccia sia entrata a far parte della leggenda arturiana. Probabilmente è proprio qui, in Italia, e non in Gran Bretagna, che questa storia trae le sue origini. Dopo la morte di Galgano, anche i monaci cistercensi scrivono le loro versioni della leggenda di Re Artù. E anche queste contengono l'aneddoto della spada nella roccia. In seguito questo potente racconto verrà ripreso dagli autori di letteratura cavalleresca. Il nome San Galgano si perderà nella storia. Ma forse è grazie a questa spada nella roccia che il nome di Re Artù sopravvivrà per generazioni.